Sì, lo so, i pieghevoli non sono tra gli smartphone più dediti al mondo della fotografia e dell'immagine in generale, però mi è capitato questo Oppo Find N2 tra le mani, che sicuramente è il pieghevole più interessante a livello di form factor, e ho pensato, ma eppure qualche vantaggio deve esserci, perché la compattezza, ma allo stesso tempo la possibilità di avere un display più grande, sono due cose che nel mondo della smartphone photography trovano un loro utilizzo. Qui abbiamo anche una collaborazione con Hasselblad, come Oppo ormai ci ha abituato da qualche modello a questa parte, e io direi che ci andiamo a vedere almeno 5 motivi per cui i pieghevoli potrebbero avere senso per il mondo della smartphone photography. E vi devo ricordare che ho potuto realizzare questo video e ho tra le mani questo piccolo gioiello che ancora deve raggiungere il territorio europeo grazie a Nando 75. Nando è il punto di riferimento su Roma, ma anche su tutto il territorio nazionale perché spedisce in tutta Italia nel ritiro e la rivendita di smartphone usati. Se intelligentemente volete acquistare uno smartphone usato, sapete dove andare perché vi lascio il canale Telegram qui sotto, è il primo link che trovate in descrizione. Gli smartphone usati di Nando sono sempre pari al nuovo e io lascio parlare le immagini di questo Find N2 per farvi giudicare, come sempre. Vantaggio numero 1. Eccolo qui. Lui sta in piedi da solo, sembrerà una banalità, ma sia in orizzontale che in verticale abbiamo la possibilità di appoggiare lo smartphone per riprenderci da soli o riprendere qualcosa in maniera stabile, effettuare un timelapse, effettuare una lunga esposizione, eccetera, semplicemente trovando una superficie piana. E questo sia in mobilità, quando siamo in giro, in viaggio, eccetera, che anche a casa quando dobbiamo creare qualche contenuto rapidamente, un content creator sa quanto può essere comodo e importante. Inoltre, il software viene in nostro aiuto perché non appena pieghiamo lo smartphone, lui si va. L'ho messo al contrario, lui si va a settare dividendo l'interfaccia sul display superiore e sul display inferiore in modo che possiamo lavorare molto comodamente. Il vantaggio numero due si ricollega un pochettino al primo perché abbiamo la possibilità, ovviamente, vista la presenza di un display interno e di un display esterno, di utilizzare le fotocamere principali sostanzialmente in qualsiasi occasione, quindi selfie, riprese in vlog. Questo perché tramite la pressione di questo semplice tasto possiamo attivare la preview esterna sia come semplice preview, quindi semplicemente andiamo a vedere l'inquadratura, ma non possiamo fare nulla su questo display, che proprio con le funzioni di controllo, che è la cosa che ha più senso, ovvero l'interfaccia della fotocamera passa all'esterno, ha senso la cosa perché così posso impugnare tranquillamente il mio telefono senza rischiare di andare a premere qualcosa per sbaglio e ho il pieno controllo, andando ad avere a disposizione non solo la qualità hardware delle camere esterne, che ragazzi è infinitamente superiore a quelle della camera selfie. Le camere selfie nel corso degli anni non si sono particolarmente evolute, mentre le camere esterne sì. Quindi anche nel caso di un pieghevole che non ha magari il comparto camera di un top, super top camera phone, comunque la differenza sarà abissale. Ho accesso ovviamente a tutte le funzioni della camera, anche a livello software, è lì l'altro grande vantaggio, quindi modalità notte, modalità ritratto, la possibilità di passare dalla super grande angolare alla grande angolare al teleobiettivo, varie modalità cinema, HDR, intelligenza artificiale, insomma. In base a come utilizziamo lo smartphone, alcune cose ci ritorneranno utili, altre no. Fatto sta che abbiamo accesso a tutto quanto e questo è comodo sotto tutti i punti di vista, sia fotografici che a livello di ripresa video. Un piccolo limite che vi voglio segnalare in questa modalità in cui mi riprendo con le camere principali, in realtà è che non proprio tutte le modalità sono accessibili. Ad esempio, una che secondo me è molto importante, ovvero la modalità Pro non è accessibile anche se stiamo usando le lenti principali che in teoria la supportano e come. Chissà perché. Vi faccio vedere la differenza qualitativa, anche se probabilmente non serve, è abbastanza ovvia. Questa è la camera principale. Notate come gestisce al suo meglio la gamma dinamica, le sfumature della luce e un po' di sfocato sullo sfondo, mentre questa la camera selfie. Notate come cambia probabilmente anche l'utilizzo dei microfoni, questo lo vedrò al PC, ma
nessuno sfocato sullo sfondo, la risoluzione è 1080p, l'immagine è molto più contrastata perché la gamma dinamica è inferiore, il sensore è più piccolo con tutto quello che ne comporta, quindi il vantaggio in questi termini su qualsiasi smartphone è gigantesco. Un terzo vantaggio che voglio farvi notare è la possibilità della miglior gestione del multitasking. A questa cosa mi ci ha fatto arrivare in realtà il software, perché guardate cosa succede se impugno il telefono, apro la mia app camera e poi piego in due il display creando un piccolo angolo. Lui in automatico sulla sinistra mi va in galleria, mentre sulla destra mi mantiene l'applicazione camera. Questo può essere utile secondo me su almeno tre utilizzi, ma forse ce n'è anche qualcuno in più che non mi viene in mente. Quando andiamo a fare degli scatti e abbiamo delle reference ben precise a cui ci ispiriamo, quindi mentre siamo in fase di scatto possiamo tenere la reference sul secondo display, averla sempre sott'occhio e prendere i nostri riferimenti con costanza senza dover switchare da un'app all'altra. La seconda cosa è per una questione di continuità invece. Se io ho appena effettuato uno scatto e devo effettuarne un secondo cercando di mantenere una certa continuità fotografica o avendo in mente una sorta di linea narrativa e quindi passando da un taglio all'altro all'interno di quello che può essere un progetto fotografico, eccetera, eccetera, avere sulla destra le cose che ho appena scattato è super comodo ovviamente, perché ci fa rendere meglio conto della direzione in cui stiamo andando. Può essere anche banalmente utile per controllare il nostro scatto in presa diretta e andare a fare delle correzioni magari di esposizione e quant'altro. La terza cosa per cui potrebbe essere utile è magari se dobbiamo recitare un testo, leggere degli appunti, insomma fare un parlato fronte camera, tenere a destra il testo scritto o degli appunti o un qualcosa che ci aiuta a rendere il nostro parlato più fluido può essere effettivamente una comodità non da poco. Il quarto vantaggio di cui vi voglio parlare è molto 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 scontato, ovvero il fatto di avere un display più grande a disposizione. Questo in fase di scatto è super 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 utile, sia per una questione di cura della composizione che per una questione di maggior controllo di quello che stiamo andando a combinare con l'esposizione, i livelli di luminosità, eccetera, eccetera, della nostra immagine. Più grande è lo schermo, più ci rendiamo conto dei difetti. Questo è normale e questo è il perché sui set, ad esempio, abbiamo sempre dei monitor di controllo. Non è l'unico motivo, ma è uno dei tanti motivi. L'operatore sul set cinematografico non effettuerà quasi mai la ripresa guardando uno schermo, ma mettendo l'occhio nella loop, quindi nel mirino, perché l'immagine risulterà alla giusta distanza e alla giusta grandezza per avere un maggior controllo sia a livello di sensazione legata al movimento camera che a livello di controllo dell'esposizione, eventuali errori, eventuali cose che sono in campo e che non dovrebbero esserci, stavo per buttare giù l'iPhone, eccetera eccetera eccetera. Allo stesso tempo, comunque, per non snaturare l'experience da smartphone torna utile ovviamente anche il display secondario. In questo caso torna utile proprio in questa veste più piccola del normale e super maneggevole, perché viceversa per scatti molto rapidi, scatti dove non ci dobbiamo far notare, eccetera eccetera, uno strumento più compatto come lo smartphone sappiamo benissimo che trova il suo maggior e più sensato utilizzo. Nel momento in cui si fa ancora più piccolo del normale, perché questa misura secondo me è perfetta per avere usabilità su tutte le app, anche la fotocamera, ma allo stesso tempo è più piccola e maneggevole di un classico camera phone, che ormai insomma è una sberla non da poco. Il quinto ed ultimo vantaggio riguarda sempre il display più grande, ma questa volta in una fase differente, ovvero la fase di editing. E forse qui trova il suo pro ancora più importante, perché io adesso ho scaricato Snapseed dal volo, ho una versione cinese del telefono, una versione import, non sono stato a smanettarci più di tanto, ma volevo vedere come ad esempio Snapseed si andasse ad adattare allo schermo di questo Oppo Find N2, e si adatta perfettamente con tutti i vantaggi del caso: immagine più grande, maggior controllo sul nostro editing sia proprio a livello visivo per il controllo di eventuali artefatti e cose che non funzionano, che proprio a livello di applicazione dell'editing, soprattutto nelle modalità selettive e nell'utilizzo dei
pennelli. Questa cosa, secondo me, trova ancora più senso e può avere uno sbocco davvero professionale, un po' come è stato per gli iPad negli ultimi anni, nel momento in cui andiamo a fornirci di un pennino. Io purtroppo non ce l'ho, ma so che Oppo ha ad esempio creato un pennino ad hoc per questo modello. Nel momento in cui abbiamo a disposizione un pennino, un display più grande e relativamente affidabile, ovviamente non siamo mai di fronte a dei display calibrati per la fotografia, ma neanche nel caso degli iPad in realtà siamo di fronte a dei display perfettamente calibrati per la fotografia, secondo me questo può trasformarsi in uno strumento di editing affidabile e professionale per appunto il 99% degli utilizzi. Avrei un controllo del mio editing così elevato da, secondo me, trovare senso anche nell'utilizzare Lightroom e anche per i miei scatti più importanti affidarmi a questo mini tablet per l'editing. Magari sono in viaggio, sto facendo un lavoro, ho delle consegne rapide, eccetera eccetera, il mio ingombro è minimo e ho con me un ottimo strumento sia per scattare, semmai faranno dei super camera phone anche in questo format, che soprattutto per editare, che è una fase che non può mancare prima della consegna dei file. Quindi tanta roba, secondo me, questa possibilità. Detto ciò, note dolenti. Questi 5 vantaggi secondo me sono molto importanti per diverse tipologie di utenti, sia quelli un po' più generici che i creatori di contenuti che diciamo necessitano di una certa qualità da portare sui loro canali, eccetera eccetera, che anche per i fotografi professionisti o i filmmaker professionisti che, a cui capita di lavorare con gli smartphone. Difficilmente, secondo me, nel breve periodo vedremo dei super camera phone in questo formato. Questo perché, per una questione fisica, purtroppo non è tanto sulla superficie in sé che va ad influire un reparto camera più performante, ma sullo spessore. Ed essendo questi telefoni che, piegandosi, raddoppiano il loro spessore, sarà difficile che i produttori scelgano di montare dei sensori e degli apparati di lenti, eccetera, molto complessi, andando a creare un ulteriore spessore che conosciamo benissimo essere presente sui camera phone più gettonati come Vivo X90 Pro Plus, Xiaomi 12S Ultra, gli S22 Ultra, che già di per sé sono molto spessi, eccetera eccetera eccetera. Io direi che per questo video è tutto. Se avete delle curiosità potete commentare, in questo modo mi aiuterete anche sostenendo il canale, e a maggior ragione è totalmente gratis, ragazzi. Se vi fa piacere, mettete un like al video e soprattutto seguite il canale, sarà di enorme aiuto. Mi trovate anche su TikTok e su Instagram, pubblico sempre dei contenuti di smartphone photography, dei piccoli tutorial, eccetera eccetera eccetera. Rispondo soprattutto sempre alle vostre domande, specialmente su Instagram, e io direi che ci vediamo al prossimo video.